premio Antenna d'Oro per la TV seconda edizione ad Emanuele Carioti, giornalista professionista, autore del libro Per fortuna e purtroppo, dedicato al maestro Franco Califano. Il premio è stato consegnato a Carioti nella sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma, esattamente 2 giorni fa. L'onorevole Fabrizio Santori, presente all'evento, ha detto che il premio è un'occasione per evidenziare il dinamismo, la professionalità e la qualità delle trasmissioni delle emittenti televisive romane, nonché dei giornalisti e professionisti provenienti da tutta Italia. E insieme a Carioti sono stati premiati numerosi big del panorama televisivo. Fabrizio Pacifici, organizzatore e conduttore dell'evento, si conferma come una figura di spicco in queste iniziative, evidenziando l'importanza delle trasmissioni televisive come fondamentali per le istituzioni. Il volto che vedete è già stato nostro ospite, anche spesso dobbiamo dire, però manca da un po'. Lui è il collega Emanuele Carioti. Collega, ciao importante. Direttore, ciao Marcello, che bello collega, rivederti. Bravissimo, lui è a Roma in questo momento, noi siamo in Umbria, ma grazie a questi sistemi di regia riusciamo a fare delle cose meravigliose. Allora, sono Emanuele, molto vicino all'Umbria ovviamente, lo sai insomma da sempre. Tra l'altro, quindi, grazie. Grazie Emanuele, a te poi. Emanuele ha colpito ancora perché il libro su Califano di cui abbiamo parlato ampiamente tempo fa, sta mietendo successi. Quanti premi hai già preso, Emanuele? Allora, innanzitutto io ringrazio te, il tuo canale, tutto lo staff, ma soprattutto te, insomma, che per primo hai creduto in questo libro come televisione, come collega, come amico, come giornalista, perché io francamente sì, mi aspettavo una risposta, ma non così entusiastica da parte sia del pubblico che dei colleghi, che della stampa, perché io so, lo sai, nasce come un piccolo libro che poi nel corso del tempo, scritto con il cuore, che poi nel corso del tempo si è ampliato perché siamo alla quarta o quinta ristampa giornata. Cosa succede? La scorsa estate, 2023, ho cominciato a ricevere delle telefonate per partecipare, ho ricevuto telefonate di tutti i tipi, anche telefonate di progetti importanti, magari in futuro poi ne parleremo, anche perché ricordiamo che tra poco uscirà una serie dedicata a Franco Califano, dedicata a 20 anni della vita di Califano, che però non sono i 25 anni che ho raccontato io in Per fortuna e purtroppo, ricordiamolo, edito da Progetto Cultura. Aspetta che lo facciamo vedere in modo più stretto, vai, faccialo vedere, eccolo. Facci vedere. Eccolo qua, aspetta, eccolo qui, perfetto. La nuova edizione, insomma, potete trovarla ovunque, in libreria sicuramente, se non lo trovate lo prenotano. Queste sono le prime bozze di scrittura, sto facendo scritte, vedere perché scritte, sono molto romantiche, con la macchina da scrivere, ragazzi, io l'ho durante le restrizioni di inizio 2022, mi chiusi a studio, al mio studio di comunicazione, scrissi il libro in una ventina di giorni. E praticamente quest'estate ho cominciato a ricevere le prime telefonate dove mi volevo premiare. Si vede che, secondo me, io ho 52 anni quest'anno, no? Si vede che dopo i 50 anni, ma cioè, cominci a essere chiamato per essere premiato, credo questo, no? No, a parte scherzi, sono delle persone che hanno creduto in me, le voglio elencare. Ecco, io prima, penso che sarà questo, insomma. Prima fra tutti è stato un premio molto prestigioso di letteratura proprio, che è il premio Miselli, Bruno Miselli, che è in provincia di Caserta. Sono stato a Piedimonte Matese, è stata una giornata meravigliosa. Vediamo le immagini in questo. Stavamo nell'aula magna di una scuola, di un liceo, e sono andato quindi in provincia di Caserta, dove sono stato premiato proprio l'opera prima, ma anche la novità letteraria, insomma, questa tipologia di racconto, testimonianza giornalistica, rapporto personale. Qua vediamo Nina Miselli, che è la figlia di Bruno Miselli, la presentatrice, e un professore molto bravo che tra l'altro mi ha fatto avere dei libri meravigliosi sulle tradizioni di Piedimonte Matese, che è una cittadina che sta vicino Caserta, sotto le montagne, celebre per, ecco, come arrivo ovviamente. Io sempre in giacca e cravatta, oggi per te mi sono messo una giacca un po' più sportiva, certo. Però è una Versace prima linea, non so che cosa adesso, noi siamo anche da tutta sportiva, ricordiamo. Esatto, ma lo so, ma infatti io sono come te.
Quindi questo è stato il primo premio, il 15 settembre del 2023, quindi neanche troppo tempo fa, e quindi ringrazio, ecco, Nina Miselli e tutta l'organizzazione del premio internazionale Bruno Miselli per la letteratura e la poesia. Successivamente le vendite del libro e le recensioni sono sempre state più positive, tant'è che adesso lo posso dire, perché voglio dire, se andate su Amazon è il libro probabilmente non più venduto, perché più venduto è quello è Senza manette, che, da cui poi credo che sia stato tratto il serial che vedrete presto, sì. E che però è di Franco Califano, però è il libro più apprezzato e ne sono veramente felice, perché era quello che volevo, diciamo, ottenere tra virgolette io, cioè quello di farmi apprezzare per scrivere un libro sul rapporto proprio cronista mito Franco Califano, personaggio della musica, dello spettacolo, della cultura, della televisione, del teatro, del cinema, di tutto. E successivamente mi hanno chiamato da un altro premio molto prestigioso a Ostia, non a Roma, ma comunque Ostia, sapete, è un municipio di Roma, il 13° municipio, e mi ha chiamato Francesca Pigianelli, che è una carissima amica, organizzatrice di questo festival molto molto bello. L'abbiamo fatto al Cinema Teatro di Ostia con tantissimi ospiti. Che cosa succede? Il legame era proprio, voi sapete che l'ultimo periodo della sua vita, gli ultimi decenni della sua vita, Califano abitava molto vicino a Ostia, quindi amava molto andare al mare a Ostia. Io sono andato tante volte a prendere un caffè con lui. Era un personaggio anche di Ostia, si può dire di tanti posti, ma insomma lì era a 10 chilometri, ma neanche, credo. E niente, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda Emanuele, vorremmo fare una sezione dell'Ostia Film Festival italiano 2023 dedicata a Franco Califano. Vogliamo darti un premio per il libro che abbiamo letto, insomma ci sembra meritevole. Poi lì erano presenti anche il maestro Laurenti, che saluto, Gianfranco Butinar, che saluto. C'erano tante persone legate a Franco Califano e anche gli autori e registi del meraviglioso documentario che tutti abbiamo visto su Franco Califano. E quindi il secondo è stato il 22 dicembre 2023 ad Ostia. Di qui sempre più curiosità, interviste, articoli, persone che mi vengono a trovare a studio. Ah, poi ho fatto più libri per il secondo anno consecutivo. Quest'anno sono stato più presente, ovviamente, perché l'altro anno andavamo, per chi non conoscesse, ma credo che qua lo conoscono tutti, più libri è una delle due manifestazioni più importanti dedicate all'editoria di tutti i tipi, nel senso l'editoria insomma più antica, quella su carta, ma anche le nuove frontiere dell'editoria, e alla Nuvola di Fuxas, all'Eur, anche quella è stata una grande soddisfazione. E poi diciamo che la summa, non c'è due senza tre, si dice in Italia. Proprio il 16 gennaio del 2024 sono stato premiato in Campidoglio, in una delle aule, nelle sale, se non la più importante e più nota, quella che sala, stiamo vedendo in questo momento, esatto, no? In Italia, la sala della Protomoteca del Campidoglio, che è una sala dove si è svolta la storia non solo della cultura e dello spettacolo, ma anche della politica, delle grandi decisioni. Non è seconda a nessuno questa sala, e poi è una sala veramente che ha la sua storia. E sono stato premiato dal premio Antenna d'Oro per la TV, la seconda edizione, e questo è il primo grande evento in occasione dei 70 anni della televisione italiana che ricorrono in questo anno 2024. Uh-huh. Ovviamente ringrazio, come ho ringraziato Nina Miselli e Francesca Pigianelli per Caserta di Montematese e il premio Miselli, e per l'Ostia Film Festival Italiano Francesca Pigianelli. Qua devo ringraziare gli organizzatori, che sono Fabrizio Pacifici, con cui stavo parlando adesso, e Fabrizio Santori. Vedo anche la mia amica e collega Antonella Salvucci, che mi ha premiato, e sono stato veramente premiato con un ed eccolo qua, faccelo eccolo vedere. Qua. Ecco, ve lo faccio vedere, perché è la famosa, ora la conoscono in molti qui a Roma, è la famosa
brocchetta d'argento punzonata dal Comune di Roma con i simboli del Comune di Roma, dove appunto c'è il mio nome, insomma, Emanuele Carioti, premio Antenna d'Oro per la TV Roma, 16 gennaio 2024. Insomma, cominciamo quest'anno per fortuna e purtroppo bene, sono veramente felice, perché poi insomma ha avuto un grande riscontro sulla stampa, oggi è uscito sul Messaggero, che salutiamo, e siamo stati citati. Ma poi diciamo che questo premio, oltre alla bellezza di avere di essere ospitati dalla Protomoteca del Campidoglio, è un premio che incarna veramente ciò che voglio dire con questo libro. Cioè, questo non è un libro solamente su Franco Califano, ma è sul rapporto tra due uomini, anzi tra un rapporto professionale e amicale tra due uomini, tra un ragazzo. Certo, perché tu hai cominciato a fare l'intervista e poi sei diventato realmente amico di Franco Califano. Nel dicembre 1989, sì, è anche vero che Franco aveva tantissimi amici, io sono uno della moltitudine di amici. Ho avuto la fortuna, qual è? Però eri anche molto giovane, no? Sì, ho cominciato avevo 17 anni, era l'89, era i primi di dicembre dell'89, con intervista al Piper, mi ricordo. Ma è tutto scritto nel libro, lo trovate facilmente sulla rete, su Amazon, oppure l'editore Progetto Cultura, o in tutte le librerie, lo ordinate se non c'è. E questi hanno capito, gli organizzatori, mi riferisco appunto a Fabrizio Pacifici e Fabrizio Santori, l'onorevole Fabrizio Santori, hanno capito esattamente lo spirito che incarna sto libro. Cioè i 30, perché ti danno un premio in un ambito televisivo, sì, ma la somma del mio lavoro televisivo, da cronista televisivo e non solo, è alla fine questo certo. E i libri che scriverò e che scriverò il prodotto, certo, la produzione che scriverò in futuro, e certo. Quindi hanno trovato, e anche in questo caso comunque c'era una parte dedicata a Califano, c'era anche il caro amico e collega decano dei giornalisti romani capitolini, un grande giornalista che è Marino Collacciani, che saluto, che anche lui ha scritto un bellissimo libro su Franco Califano, che è francamente Franco. E c'era questo spazio appunto di Franco Califano e sono stato premiato, io sono veramente molto contento. Marcello, allora, siamo proprio una manciata di secondi, però mi avevi detto che c'era una notizia molto bella. Sì, vi do una notizia che nel Bailame, ma sicuramente i prossimi giorni si saprà con più precisione, l'onorevole Fabrizio Santori, che conosco da tanti anni, durante la presentazione ha annunciato, quando siamo arrivati alla parte dedicata a Franco Califano, che ufficialmente la toponomastica di Roma avrà finalmente una reale, concreta, beata via Franco Califano. Ci dai una bellissima notizia che diciamo che è stata data due giorni fa, però ho visto che, sai, poi le notizie, quando ci stanno cose, poi viviamo sempre, sembra di stare all'altra intervista, continuiamo a vivere in un mondo insomma distopico, liquido, guerre contro guerre, pandemie contro pandemie, orrori, lo sappiamo. Però a volte tante belle notizie sono scordate, sono dimenticate, cadono nuove. No, ecco, ci tengo a dirlo, l'onorevole Santori ha detto chiaro e tondo che ci sarà via Franco Califano, quindi l'aspettiamo con gioia, che si unisce ai tanti omaggi che ci sono, prima di far tutte la prima, quando sarà questo ancora non lo so, ma comunque penso molto presto, penso nel 2024, perché quando ti danno queste notizie pubblicamente con centinaia, quindi, di telecamere, tu pensi che sarà a breve? Sì. Io penso che sia a breve, sì, perché credo che il lavoro, sai, ci sono le famose burocrazie per la toponomastica, è una cosa molto importante, sì, a Roma, sai, è un po' dappertutto, è lunga. Un po' dappertutto, no? Ci hai detto anche che stai scrivendo ancora, quindi prendiamo. Sì, sto scrivendo ancora, no? Non ci perdiamo di vista, riapriamo questa finestra sull'Urbe. Ci conosciamo da più di 30 anni, ci mancherebbe se noi ci perdiamo di vista. Nel senso professionale. Vediamoci ancora a breve, io sono costretto a correre perché il tempo è quello che è, tanto lo sai, insomma hai lavorato in televisione come me, e quindi vediamoci ancora e ci racconterai quello che stai facendo. Con grande piacere, Marcello, grazie e sempre viva il maestro Califano e per fortuna e purtroppo. Grazie, ciao. Ciao.